a tutti da Miranda. Oggi vi voglio tentare con tanti dolci. Sono all'outlet dolciario e adesso facciamo una domanda al responsabile del negozio. Scusi, quali sono i prodotti più venduti? I dolcetti? Se può per favore parlare forte, perché sennò non sentono. Sì. Abbiamo il cioccolato sfuso, anche le caramelle sfuse. Al momento abbiamo anche i confetti. Confetti, che ce ne sono tantissimi. Nessuno, tutti si sposano, fanno comunioni e vengono qua. Anche le lauree, soprattutto le lauree. Ha ragione, sì, le lauree. E poi abbiamo molte tavolette, soprattutto la Milka al momento. Guardate che tentazioni! Vi lascio tentare. Venite a acquistare qui i dolci, perché sono anche più economici qua i prezzi, esatto, vero? All'outlet dolciario. Come potete vedere, io appunto è quello, mi trovo in Corso Buenos Aires a Milano e quindi sono qua in questo negozio. Sì, adesso lasciamo lavorare il ragazzo. Arrivederci, grazie. Faccio un'inquadratura dai dolcetti, ormai sono verso la fine del negozio e quindi devo recarmi dalla fine e poi faccio dall'inizio, così faccio il contrario. E vediamo qualche po' delle persone che stanno acquistando, se sono propensi all'intervista. Scusi signora, posso farle una domanda? Che cosa le piace acquistare lei di solito qui in negozio? Che ho aperto un canale su YouTube e volevo chiedere quello che trova. Sì, è contenta di questo negozio? Sì, mi sembrano abbastanza contenti. Sì, qui ci sono i gelati. Mamma mia, che bontà! Sì, hanno un po' di tutto. I dessert, insomma, tutto. Le torte. Guardate che buona, mamma mia. C'è anche la cheesecake, che poi è anche un po' lunga da preparare. Io la so fare. Ho imparato a farla, però è un procedimento un po' lungo. E questi qua ci sono tanti dolcetti. Mamma, che bontà! Buongiorno. Scusi, ho aperto un canale su YouTube, posso farle una domanda? Quali sono i dolcetti più venduti? Tutti! Li lascio tentare! Se mi vuole vedere su YouTube, Miranda Telegrafica! Perfetto! Sì, lo se... sì, riprendo il negozio, sto facendo pubblicità gratis praticamente! E qui ci sono altri biscotti, sì, lo caricherò in questi giorni, sì. Oggi mi pare che sia l'11 luglio, sì, saranno le 10:10, sì, infatti... E qui c'è anche il pane, tutto il tipo, anche c'è pane anche di segale, integrale, tutto, le focacce, tutto, tutto, buonissimo. Poi ci sono anche la pasta fresca. Ecco. Ci sono anche queste bustine qua che non capisco. Cosa sono, scusi, queste buste con i nomi? Ah, giusto, sì, sono i palloncini perché c'è scritto palloncini, sì, infatti, con nomi, ecco, sì. Poi ci sono anche le candeline con tutti i vari fumetti, se volete appunto anche festeggiare, non so, dei compleanni, delle feste particolari, prelibatella, cioccolata, maxi Nutella. Maxi Nutella, ecco qua, vi ho inquadrato anche il prezzo, è anche scontata direi, sì. E qui c'è tutta la pasta fresca, tutta, 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 è anche scontata. Poi ci sono tutte le varie conserve, dai sughi, funghetti, cipolline, tutto, tutto, carciofini. Altre torte, guardate, addio prova costume. Brioscine, biscotti, altri dolci. Altri biscotti. Gelati, ancora. Sono anche diversi da quelli dei supermercati. Qui ne trovate tantissimi, che non trovate al supermercato, infatti.
I dolcetti ancora, le torte, so io sono anche fresca perché una volta ho anche provato qui. Ma ci sono dei biscottini particolari, guardate questi, Frolla Choc. Poi anche costano poco, sono scottati. Le perle, che buonissimi che sono questi biscottini, mamma mia. Guardate, io devo uscire immediatamente da questo negozio perché sono tentata a comprare oggi qualcosa che ho già mangiato dolci in questi giorni con tutti quegli assaggi che sto facendo. Qualcosa sicuramente comprerò. Sicurissimo, lo strudel. Guardate che belle queste scatoline, bellissime. Da mettere anche come per figura in cucina, c'è di tutto. Guardate che belle queste bottiglie particolari, bellissime. Qua ci sono tutte le brioche, qui ci sono altre candeline belle rosse, rosse, rosso fuoco. Guardate che belle che sono le candeline, sicuramente le acquisterò. Adesso andiamo più avanti. Le bibite. Altri biscotti, questi li conosciamo, i Ringo. Costano anche meno, mi sa qui. Essendo uno spaccio di dolci, un outlet. E un po' la stessa cosa, ci sono le marmellatine, le polpe di frutta. Ancora biscotti assortiti. Biscotti integrali, biscotti senza zucchero, biscotti al cocco, biscotti classici, tutto, le crostate, le caramelline per i vostri bambini che fanno male un po' ai dentini, insomma meglio dargliene pochine. E poi ci sono ancora altri dolcetti. Vedete, un po' così, non finisce più questo negozio, è molto grande. Poi c'è anche un fustone, guardate che mega fustone qui, ci sono praticamente le patatine, guardate, una XXL. Ancora biscotti, poi ci sono anche piatti, tutti belli, che adesso non ci sono più infatti quelli di plastica per legge, mi sa che li hanno già tolti, infatti dovevano già toglierli, e ci sono quelli di carta, sì, non ci sono più quelli di plastica, è vero. Poi dei biscotti, digestive molto convenienti, guardate il prezzo, tutto, qui ci sono ancora lì le cose per la festa. Le feste, scusate, è la stessa cosa, e schiacciatine pizza. Guardate che bella questa scatolina, che carine che sono, crackers, digestive, gioco di come le gocciole, fitness, tarallini, patatine, altre patatine, chips, tutto. Mamma mia, che bontà. Ciao orsetto, pombar. Qui ci sono le bibite che fanno le rette allo stomacchino un pochetto, ma poi vi fanno anche digerire. Croccantelle gusto pollo arrosto e tutto. Il signore, scusi che faccio una ripresina, ci sono anche gli acetelli. Altri biscotti. E lei, scusi, cosa le piace acquistare di solito? Io non compro per me. Non compra per lei? Pensa mia moglie. Per sua moglie che golosona. E beh, anch'io, io compro per me veramente, di solito. Sì, qualcosina sempre, mi lascio tentare. Arrivederci, grazie. Nesquik. Poi ci sono altri biscottini, tutto, guardate che belle queste latte, bellissime, mini voglie, qua ci sono grandi voglie, altro che mini, le crostate, i biscotti, la pasta particolare tutta colorata, guardate, non riesco, guarda, non c'è tempo neanche per guardare il negozio, talmente grandissimo proprio, non finisce più.
Mi fa fuori tutta la memoria del cellulare. Mamma mia. Le gelatine, altri biscotti, torte. Ecco, adesso ci avviciniamo verso l'entrata dove ci sono ancora altre cose buonissime. Accompagnatemi. Torta al limone, chissà che è buona questa torta al limone, mamma mia. Poi costa anche pochissimo, 1,99 euro. Però il latte, anche il latte a lunga, lo zucchero, conveniente, 55 centesimi. E poi ci sono, guardate che mega tavoletta di cioccolata. Posso farle, scusi, una domanda? Posso fare, buongiorno, cosa è venuto qui a comprare? Ho aperto un canale su YouTube, Miranda Telegrafica. Non si può, come, scusi? Non si può. Non si può dire? Bisogna chiedere prima di... Sì, io ho chiesto l'autorizzazione in negozio al responsabile. L'ho già chiesta, non si preoccupi, stia tranquillo. Sì, che cosa le piace acquistare? Dopo le presento il mio canale. Non lo so, sto guardando. Sta guardando, sì. Va bene, grazie lo stesso, arrivederci. Se vuole poi visitare il mio canale, Miranda Telegrafica, grazie. Buongiorno. Miranda Telegrafica, sì. Qui ci sono... faccio le ricette di cucina, tutte... Sì, stia tranquillo perché ho chiesto responsabile. Oh già. Grazie. Arrivederci, niente, Sandra. Qui ci sono i cioccolatini, guardate che buoni, che bontà. Questi sono i più buoni. Praticamente sì, come sapete appunto, potete prendere il pacchettino vuoto e riempire con tutti i cioccolatini. Ecco. Adesso mega, lecca lecca, guardate com'è grosso, grossissimo, i marshmallow, mamma mia, poi ci sono anche qua, ma sono marshmallow questi? Sì, ci sono quelli tutti colorati, diversi, bel lecca lecca gigante enorme, ancora tanti, questi sono i budini, tante caramelle, volevo dire, anche tutto, anche tante caramelle appeso, le rose, marshmallow, tutto. Guardate le scatoline che ci sono qui, bellissime, guardate che belle, ma a cuoricino, il tè a limone, il tè verde, le ricola, le tisane. Tisane, scusi, buongiorno, posso farle una domanda? Le piace questo negozio? Va bene, ho aperto un canale su YouTube Miranda Telegrafica. Non ho capito. Ho aperto un canale su YouTube Miranda Telegrafica. Grazie. E poi si può vedere se vuole. Quando pubblicherò il video in questi giorni, grazie, arrivederci. Qui abbiamo tanti confetti, i confetti buonissimi. Comunque, parte di questo negozio è grandissimo. Vuoi parlare più forte perché non sentono? Sì, ce n'è pure uno di Torino, quindi io li frequento spesso e compro spesso. Qui merce buona, saporita. Sì, sì, infatti ho inquadrato anche prezzi. E tutto, sì, sì, sto facendo pubblicità gratis. No, no, ma è la verità. No, infatti io faccio i video. Quando si trova la roba perfetta, buona, quindi bisogna dirlo. Sì, sì, infatti io adesso prenderò un tipo di questi confetti. Poi, quindi al pistacchio. Questi commessi. Sì, sono gentili. Sono, sì, sì. Una gentilezza, un'educazione immensa. Lo sentiranno durante il video. Grazie. Ah. Arrivederci. Arrivederci. Guardate che bei confetti, vi consiglio. Quelli al pistacchio sono buonissimi. Sì. Lui anche lui, anche certo. Lui è un Don Giovanni. Anche lui devo inquadrare. Buongiorno. Buongiorno. Le piace lavorare qui? È un Don Giovanni. Altissimo. È un Don Giovanni. Si innamorano tutte le donne. È altissimo. Scusi, i confetti al pistacchio. Educazione immensa. Ci può fare una ripresina a noi due? Ci può tenere? Scusi. Ecco, provi, tengano così il cellulare. Così. Aspetta, sì, così. Così. Ecco, sì, ci riprende tutti e due. Devo schiacciare? No, no, devi stare fermo. Buongiorno, guardate come sono piccola. Mi no, riprende? Aspetta, ecco, adesso abbassati poco. No, non lei, lui. Ah, io? Si deve abbassare.
Oddio, ma è già il vero altrimenti. È troppo alto. È troppo alto. Prova, scusi. Ecco, adesso sì, adesso sì. Si riprende? Adesso a tutti e due, sì. Perfetto. Avete visto che bel negozio? Adesso bellissimo, bellissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto. E ti stai trovando il marito nuovo. Saluto a tutti. Molto gentile, sono. No, no, sì. Ecco, adesso finiamo di riprendere il negozio. Grazie, bene, grazie, molto gentile. Arriva. Scusi, confetti al pistacchio. Sì. Sono questi verdi? Oppure ci sono quelli misti anche? Sono questi qua verdi, c'è anche alcuni mix, tipo questi. Ah, questi sono misti, quelli sì. Rotondi col cioccolato dentro. Sì. Quali tipo sono? Anche. Allora, questo qua è il limone, non è la... Io devo prendere o tutto pistacchio oppure misti. Tutto pistacchio è meglio quello. Ma per... Ah, questi sono... Ma... Però di solito sono rotondi. Sì. Ah, sono solo pistacchio. Quelli pistacchio. Sì, e quelli misti, questi, sono al pistacchio. E quelli misti invece questi. Tipo quelli, sì. Che c'è il pistacchio. Ah, dentro. Ecco, sì. Fragola, pistacchio. Adesso pistacchio, ci penso, sì, grazie. Quello così. Pistacchio, ricotta e pera, buonissimi. Caspita. E la marca, questa è una marca unica. Sì, la migliore. Sì. Sono tutte buone. Tutte buone, sì. Grazie, dopo vengo a scegliere, finisco il video. Scusate, sto riprendendo. No, no, tranquilla signora, non si preoccupi. Qui ci sono altri confetti. Ah, ma qua ci sono altri. C'è l'imbarazzo della scelta. Qui ci sono ancora quelli al pistacchio. Ci sono anche qui al pistacchio. Sì, sì, no, ce ne apparecchi. E questi sono morbidi, col cioccolato. Infatti, dovrò scegliere, insomma, prima o poi. Cioè, non so, alla fine non so quale scegliere. Ecco, le latte, i biscotti, birra ghiacciata, della colosa marmellata, un succo di frutta rinfrescante e molto, molto altro ancora. Qualche esempio. Tutto. Adesso ci avviciniamo all'entrata. Guardate i baci perugina, un euro. È tutto molto buono e conveniente. Caramelle, guardate, un sacco di caramelle, ma tantissime, fragoloni, che bei barattoloni, questi sono anche belli, anche barattoli da tenere, in cucina, dappertutto, sì, plastica, ma sono molto belli, ancora caramelle, le latte, guardate che belle, che bontà. E adesso vi devo salutare perché devo andare ad acquistare i miei confetti al pistacchio. Vi devo salutare. Che bontà, mamma mia. Buonissime. Ci sono tante cose buone. Sarò tentata sicuramente. Guardate che bei peluche anche. Buonissimi. Gli Oreo. Caramelle. E adesso vi saluto, alla prossima e un salutone da Miranda. Ciao a tutti.